Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video e in questo video vi farò vedere i settaggi che uso io del Deje sempre per BMS e Seplos. Il Deje può comunicare sia in protocollo CANC che in protocollo RS485. In questo caso ve lo farò vedere col protocollo CAN. Niente ragazzi, allora ci trasferiamo subito sull'inverter, ma prima di trasferirci ci tengo a salutare tutti voi iscritti. Tutti i miei amici, voi iscritti del canale e tutti gli amici del canale Telegram, il quale stiamo crescendo sempre di più e mi fa piacere che c'è ogni giorno ci sono discussioni e confronti. E niente. Ciao a tutti e ci vediamo sull'inverter. Ciao! Ok ragazzi, siamo qua. Come solito, luce di merda, ancora non l'ho cambiata. Niente, allora qua abbiamo, vabbè, il 26% perché l'ho settata che lui mi blocca a 28 e la batteria era scesa fino a 26 perché poi stacca, attacca, riattacca, è scesa fino a 26. Poi più in là la farò scendere anche al 20%, proprio adesso la teniamo al 26. Allora ragazzi, questa è la schermata che vi troverete nell'inverter dei vostro. Qui vabbè andiamo dentro nei pannelli, vi do una rapida occhiata su quello che sta facendo, nel senso potenza erogata, stringa 1, stringa 2. Ampere della stringa 1, ampere della stringa 2 e potenza della stringa 1, potenza della stringa 2. Qua il totale del giorno, qui il totale da quando l'avete fatto, nel senso da quando l'avete installato l'inverter. Qui vi dà un grafico, vi genererà anche un grafico. Ad esempio, se andiamo a vedere magari il giorno di ieri, ok, vedi, per il mese ti dà cosa ha generato. Vabbè, comunque sia questo, vi dà sempre una rapida occhiata. Rete, ok, quello che avete comprato, che state comprando adesso, gli hertz, il voltaggio, sempre di quanto stiamo ciucciando in ampere. Qui quanto abbiamo comprato, il totale oggi, quindi siamo già a 9,5 kW e il totale da quando abbiamo installato l'inverter. Come sempre schiacciamo energy e ci dà anche qui una rapida occhiata al grafico di quello che abbiamo fatto finora quando abbiamo installato l'inverter. Torniamo indietro, clicchiamo sulla casetta. Qui abbiamo per l'appunto cosa sta chiedendo la casa in questo momento, quanto ha generato oggi e quanto ha generato in totale. Clicchiamo sempre qua e abbiamo sempre il nostro grafico. Ok, adesso arriviamo alla ciccia, tra virgolette. Batteria, ok, qua ti dà una rapida occhiata, no? 26%, 51,26%. E temperatura, clicchiamo su BMS e ci dà per l'appunto voltaggio che deve staccare, corrente abbiamo in carica perché io ho tre pacchi, ok, quindi sono 300 ampere e 600 ampere in scarica, 585. Ok ragazzi, adesso noi dove dobbiamo andare? Ho tolto la luce perché mi dà veramente fastidio, ho messo un'altra. Allora, per far sì che questa lei comunichi in canna, no? Vi ricordo, cavetto, qua c'è scritto BMS 485 barra CAN. Andiamo in batteria, no scusate, usciamo, facciamo impostazioni. Questo, qui dobbiamo mettere in corrispondenza di quanti banchi abbiamo, mettiamo le impostazioni. Esempio, ho tre banchi, quindi ho capacità da 300 per l'una, metterò 900, ok? Se ne avete una metterete 300, 280, quello che è, comunque sia sommate massima in carica e in scarica quello che supporta l'inverter in questo caso, ovvero 130-130 perché abbiamo più pacchi. Se abbiamo un pacco, logicamente BMS limita a 100 la carica, metteremo 100, magari stiamo un pelino sotto per non rischiare, magari facciamo un 90. Qui settiamo lithium, ok? Poi facciamo freccettino in giù. Ok? Qui abbiamo lo start di quando lui deve iniziare a caricare le batterie, la percentuale. Possiamo scegliere dal generatore, ma io in questo caso non ce l'ho collegato per ora. Quindi l'ho spuntato, l'ho lasciato vuoto. Ho messo che quando lui arriva al 15% le batterie mi deve dare una carica di 6 A. Però diviso 3 capirete anche voi che fa 2 A l'uno.
è più un mantenimento, fino a quando poi non arriva l'indomani e il solare gli dà dentro una carica. Quindi ho spuntato grid, 15% grid, e mi dà un mantenimento così. Lithium mode, il primo parametro, io spero che si veda bene ragazzi, ma purtroppo più di così non posso fare, non so perché, ma non mi mette tanto a fuoco. Comunque sia, sì, primo parametro, lithium mode, se comunicate in canna, va su 0,0. Qualora voi volete comunicare in RS485 va sul parametro 12. Ricordatevi questi due parametri. Shutdown, quando lui spegne, praticamente deve spegnere l'inverter al 15%. Questo lo sposterò a 14, perché capirete anche voi, quando la batteria arriva a 15 allora non me la mantiene. Questo low battery serve soltanto a mandare un allarme sull'inverter. Quindi quando lui arriva al 20% manderà un allarme all'inverter e dire guarda che c'è la batteria scarica. Restart è quando lui deve ricominciare a scaricare la batteria. Questi parametri, adesso vi farò vedere, vengono bypassati, tra virgolette, da questi altri parametri. System Work Mode, ok? Voi vi verrà fornito con una pinza amperometrica, dovete cliccare qua 00 Export to CT, quindi significa che lui fa zero export esportazione tramite la pinza amperometrica. Questo parametro, energy pattern, scusate poi per il mio inglese, va messo su di default battery first, lo dovete mettere su load first. Andiamo in giù. Questo è quello che vi dicevo prima. Se voi spuntate questa casella, time of use, scusate ancora per il mio inglese, voi praticamente cosa succede? I parametri che noi siamo andati a vedere qui, lui, questi qui, questi tre, lui non li conta, soprattutto questo restart, lui non lo conta più, viene bypassato da questo. Ok, come potete vedere 28, spero che si veda, spuntato quello, cosa succede? Se voi non lo spuntate, il Deje automaticamente ha questa funzione, lui fino all'80% non usa la batteria, usa tutto grid. No? Se voi accendete il vostro Deje e la batteria è al 75%, lui andrà solo, se non spuntate questa casella, lui andrà solo con grid. È un'impostazione che c'è automatica lui, non si può modificare. Se voi volete che inizi a scaricare la batteria, come giusto che sia, e la porti al 20-15%, consiglio sempre il 20 o 20-25%, non dovete far altro che spuntare questa casella e in tutti gli orari che lui vi dà mettere la percentuale da voi desiderata. Se poi volete anche mettere il grid charge o se avete il generatore, comunque sia un'altra fonte per ricaricare la batteria, setterete, capirete anche voi che qua dovete settare. Tipo alla 1:05 di mattino, se la batteria mi arriva al 18%, ok, tam spunti grid, me la devi caricare e ritorna a questi parametri. Praticamente lui te la caricherà a questi famosi parametri, ok? Se poi voi spunterete Gen, vi ricaricherà a questi altri parametri. Spero di essermi spiegato bene. Comunque sia, funziona così. Se voi lo spuntate, lui lavorerà, nel senso, se, come giusto che sia che lavori in inverter off grid, nel senso che ti ciuccia tutta la batteria quanto la devi ciucciare. E poi dopo passa in rete. Quando ritorna, nel mio caso, tipo 28 si ferma, arriva a 29 la batteria, o comunque sia sopra 28 rileva, allora lui inizia ad attingere dalla batteria. Ok? Grid setting, qua andremo solo a settare i parametri per quanto riguarda l'Enel. Io chiamo sempre Enel anche se abbiamo un altro ente. Qua io non ho toccato assolutamente niente perché sono cose che per me è andato bene già così. Gen port use, qui potremmo configurare la porta Gen. Come mi diceva un nostro amico del canale Telegram, diceva appunto che si poteva settare in vari modi e questo lo devo ancora guardarlo. Ok, scusate per il telefono. Advanced functions, ok. Qui ho lasciato tutto come di default perché in questo caso a me non interessava ancora farci niente, comunque sia, non mi addentro in queste cose che magari per adesso, perché posso far casino.
Mi scuso per l'inquadratura così. Comunque, devo fare ancora la mano. Basic setting, qui andiamo solo a selezionare la data e l'ora. Formato dell'ora. Factory reset, che c'è una password dentro il manuale, che potete mettere dentro. Qualora voi c'è qualcosa che non va, vi dà sempre allarme, lo dovete resettare di default. Ok. Device info, qua vi dà gli allarmi che ci sono stati, lo storico e quant'altro. Qui vi dà la versione e tutto quanto. Ragazzi, dalla penombra vi saluto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace. Spero che si sia capito tutto, comunque sia vi ho dato un'impronta su questo inverter. Più avanti andremo a vedere ancora meglio nel dettaglio. Vi farò anche un altro video, comunque sia sul gruppo Telegram ho già scritto le mie prime impressioni per quanto riguarda i pro e i contro del DEIE VisiVoltronic. E niente ragazzi, vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale Telegram dove siamo una bella piccola community che comunque sia mi fa piacere per quanto ci raffrontiamo, ci diamo una mano a vicenda. Poi ripeto, ho potuto aiutare un paio di persone con gli acquisti, ma soprattutto anche a farli spendere di meno. E a me questo mi fa sempre piacere perché appunto vi do una mano e vi aiuto. Niente ragazzi, come ho già detto, spero che il video vi è piaciuto, spero che comunque sia, ancora come ho detto prima, si sia capito tutto e vi invito a mettere un mi piace, sempre se vi è piaciuto, e di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. E come sempre, al prossimo video, ciao!